c'è la storia degli Stati Uniti. Non possiamo importare quel modello, ha una storia particolare, ha una storia tale per cui un Presidente della Repubblica può essere eletto formalmente dalla minoranza dei cittadini. C'è un altro tipo di logica, c'è una struttura federale, c'è un'idea di Corte Suprema, c'è una società che si è organizzata in maniera diversa, ci sono partiti che hanno un'altra storia. La modellistica, detta ingegneria costituzionale, ha fatto enormi danni in Italia. Sembra che ci sia nel mondo un supermercato dove ciascuno si aggira e dice: ah, ne abbiamo sentite di tutti i colori, ho fatto parte di due commissioni bicamerali, il modello neozelandese, il modello israeliano. Sembrava una specie di gioco così, ciascuno tirava un bussolotto. Questa è la strada sbagliata. La strada sbagliata, perché la strada è quella della consapevolezza della realtà di un paese, della realtà di un paese che deve essere valutata politicamente, non può essere delegata a nessuno che tira fuori un qualsiasi modello sperando che poi funzioni. Possiamo dire, non col senno di poi, ma con il giudizio che la cronaca e la storia di questi anni ci danno, che i modelli che sono stati messi a fondamento della Seconda Repubblica sono falliti.